Questo è stato il nostro parcheggio per 6 giorni qui a Baños de Agua Santa. Ora lo lasciamo per andare a Puyo, che si trova nella foresta amazzonica ecuadoriana, quindi il primo paese che vedremo in questa regione, che ci aspettiamo essere così diversa rispetto a quelle che abbiamo visto finora qui in Ecuador. Partiamo! Pulizie prima della partenza. Stettina, eh? Come temperatura era perfetta, né troppo caldo né troppo freddo, invece adesso andiamo nella selva e ci sarà mucho calor, mucha humididad e mucho mosquitos. Qua i negozietti per strada vendono frutta e vendono arance, tomate dulce e babaco, che avevamo provato ad Ibarra, però non era maturo, quindi questa è la zona giusta del babaco, dovremmo provare a riassaggiarlo, che ne dici? Io ci posso provare, mi ricordo che non è che mi fosse piaciuto così tanto, però diamogli un'altra chance. Guardate che bello il giardino della piazza principale di Mera. Siamo quasi nella selva, qui fa molto più caldo che a Baños, però le piante sono incredibili. E in questo giardino ci sono anche le orchidee che nascono così. Pausa pranzo on the road, oggi non cuciniamo. Ecco il nostro piatto di riso e pollo, e in più c'è un po' di yuca. Siamo entrati nel fantastico paese di Shell, che non so se c'entra qualcosa con i distributori di benzina, adesso cercheremo di capire. Sembra esserci molto in questo paese, distributori di benzina non ce n'è, tantomeno della Shell, c'è una base militare enorme. Siamo arrivati a Puyo, la caldazza comincia a farsi sentire, siamo a 900 metri sul livello del mare, a Baños eravamo a 1800. Ed eccoci passeggiare per le vie di Puyo, che per noi è la porta per la foresta amazzonica ecuadoriana. Oggi è domenica, quindi tutte le attività commerciali sono chiuse e abbiamo visto che lungo i fiumi che abbiamo incontrato per venire qua c'era un sacco di gente a fare il bagno, quindi saranno tutti fuori dalla città, che è caldissima e umida. Siamo tornati al caldo e quindi non c'è molta gente in giro. Andiamo al passeo turistico, praticamente è un percorso lungo il fiume Puyo. Allora, questo è il passeo turistico di Puyo, è un percorso pedonale, non ci possono passare neanche le biciclette, che percorre lungo il fiume un pezzo di città e si possono vedere piante, animali, castelli, gente che va su dei gommoni.
mangerà. Gelato è tradizionale, fatto in casa, anche se sembra confezionato, ma non è. Infatti c'è il bicchierino di plastica, bisogna toglierlo prima di mangiarlo perché non si vede. Il mio è un po' storto. Sì, dobbiamo andare lassù. Eh? Eh sì. Non so se ce la fa. Al primo piano del Mirador c'è il ristorante. E questa, ragazzi, è la città di Puyo, 900 metri sul livello del mare, alle porte della foresta amazzonica. Effettivamente comincia a far vedere il suo influsso climatico, di colori, di suoni e anche di profumi. Dunque, ragazzi, sta cosa si muove di brutto. Ora stiamo cercando di andare a cercare il centro. Non sappiamo se esista veramente un centro vero e proprio in questa città, però questa è la via principale che ci sta portando. Oh, ma che mezzo è quello lì? Estremo, proprio estremo. I lavori li stanno facendo importanti, hanno distrutto completamente la strada e stanno cercando di rifarla. E questa è la piazza principale di Puyo, un parco giochi. Però c'è anche il Transformer e lo andiamo a vedere. Oh, è fatto veramente bene, eh? Che, ragazzi, camminare in questa cittadina sui marciapiedi è una delle cose più pericolose che noi abbiamo mai fatto. Forse paragonabile solo ai marciapiedi di alcune città del Perù. Secondo giorno qui a Puyo, ci sono venuti a trovare Bettina e Christian. Tac! Hola! Non è lei. Eccoli! Ciao, travesti! Ciao! Ciao! Nos vamos al centro! Sì! Buongiorno! Buongiorno! Sono tantissime lavanderie perché qua fa un caldo pazzesco e quindi bisogna lavare la roba ogni giorno. Molto importante, se no. Ragazzi, qua ci sono un sacco di negozi che vendono film belli esposti, ma chiaramente sono tutti copiati, tutte copie. $1, $2. Qui ci sono le elezioni e quindi è pieno di manifestazioni, feste per l'election. Ci piace tantissimo visitare i mercati locali e qui hanno tanta roba, frutta e verdura che arriva dall'Amazzonia, quindi è particolare. Stiamo comprando il basilico per fare il pesto. Pesto basilico. No, italiano, pesto Bettina e Christian. Cucina e se pone al congelador e se toma helada. I babaco enormi. Come? Ugo, ma parla tomate. Quindi abbiamo capito che il tomate de arbor non si mangia così, ma si fa un succo e si beve fresco. E fatto pescato. Mucho pescato, eh? Pescato. Cordino. Camarone. Quanto sale lo scamarone? $5. Questo è tutto pesce di mare, quindi per arrivare qua dove fare veramente tanta strada.
Abbiamo fatto giusto in tempo a rintanarci dentro Valentino perché è venuto il diluvio universale. Io sto preparando il pesto. Però non abbiamo i pinoli. Però ricordiamo che abbiamo il parmigiano reggiano originale. Però abbiamo il parmigiano. Procede. Ci metterò anche un po' di sale del Salar de Uyuni, eh? È il sale del Salar de Uyuni. E io lo metto dentro il pesto. Chissà, poi magari diventerà il pesto più buono del mondo e ci toccherà importare in Italia il sale del Salar de Uyuni. Nel frattempo sembra che abbia smesso di fumare. Forse possiamo andare. We go? Please. Perfect. How is the smell of our pesto? Che rico. Oh, ah, bello, magnifico. No, what is this? Yes. Licores. Ah, licores con alcohol. Ma blu? Per una guerra. Il blu. Sono tutto il mismo? Cheque. No. No. Salud, salud, salud. Prova, pero no muere. No muere, eh? No muere, Luci. Sono forte. Sono forte. Wow. Le gustó, le gustó nada. Y le guarda al pupo. Es el color que es un poco raro. Háblame de qué conoce de Italia. Venecia. Venecia, solo Venecia lo conoce. El estadio de Paris Saint-Germain. No, esto. La Torre Eiffel. Esto es, esto es Francia. Coliseo de Roma, el antiguo. Ese sí es bueno, histórico ahí, donde peleaban los gladiadores ahí. Exacto, esto es. El paradiso dello shopping di Puyo. Adesso ci sono un sacco di pappagalli fatti con un legno davvero leggerissimo, ma sono fatti davvero bene, sono molto belli, colorati con dei colori luminosissimi. Bello, noi non possiamo metterli da nessuna parte, però se passate di qui uno lo comprerei. Ci sono anche le teste rinsecchite che sono tipiche di questa regione dell'Amazzonia ecuadoriana. Questa specie di souvenir è pelle di capra a cui viene data la forma di una faccia di un uomo. Alcune sono inquietanti, eh? Guarda cosa c'è? Il massaggiatore di cabeza. Funziona? La destra avanti o dietro? E dipenderà se sei mancina o destra. A baseball non so giocare, però questa secondo me messa dietro la porta di casa di Valentino, cioè per i malintenzionati, cioè inizia a essere un oggetto che spaventa, no? Ora vogliamo andare al mercato de los platanos di Puyo. Taxettino. Nunca. No. La temperatura è sempre sta esta. Sì, sta 25, 26, ah, sempre no, esta. No, questa è massa più alta. Con il termometro mandava 28. 28? Sì. E qui siamo al mercato de los platanos. Ragazzi, guardate che strano frutto, verdura, non lo so, ma veramente strano. Pitaya amarilla, buonissima, questa l'abbiamo assaggiata. E questo che roba è? Che si hace con esto? Ah, questo se come sì. Questo sta buono. Vamos, con uno. Questo sta buono. Ora ragazzi vi faccio vedere il piatto forte dell'Amazzonia, che sono questi vermetti qui. Che viene da qua. Da su piedra. Questi si mangiano impalati, fatti alla brace. Alla parrigia mangiare. E si mangiano. Dicono che sono buonissimi. Dicono, non li abbiamo ancora mangiati. Praticamente questi qua si trovano all'interno del tronco dell'albero. Quando gli alberi cadono perché muoiono, dentro sono pieni di questi vermi, sono enormi. No, crudono se quelli. No. Sì? Sì, pagami 50 io come. No, no. Per quanto sale uno? 50 centavo uno? No. Sono caro, eh?
hay que cocinarlo. No, así directo, con ese puede comer. No, y se puede poner en ensalada. Claro, refrito, ensalada, ceviche. ¿Tiene uno adentro? Uno, ¿cuántos? Tiene música, televisión. Sí, 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 sí. Bueno, quiere entrar. Quiere entrar para comer. ¿Qué le come todo? Por favor, entra acá, sí, pasa acá. ¿Come? No, esto no puedo comer. No, no, no lo va a comer. No, 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 no. No, yo puedo probar a tenerlo en mi mano. Solo esto puedo probar. Puedo probar. Animate! Furia. No pica questo? Sì, però quando le molesta. Ah, no. E mo noi ci siamo comprati il fruttone qua, ce lo dobbiamo mangiare. Ciao Italia! Anche qua abbiamo altri vermi. I formaggi non hanno sto grande bello aspetto, eh. Anche fuori dal mercato del platano vero e proprio, in realtà il mercato continua. Qui devi stare attento a dove cammini, ma anche a dove metti la testa. Qui ci sono un sacco di ristoranti cinesi che si chiamano Kifa. Prima o poi li dobbiamo provare. Kifa Ahi! Kifa! Qui per le lezioni ci vanno giù pesante con la pubblicità, eh. Avevo proiettos che traen agua de buena calidad. Che sigan asfaltando calles, dejando más bonito que planificado, que optimiza cada centavo. Ci andiamo a mangiare quel coso? E questa è la nostra area di parcheggio qui a Puglia. Siamo nel parcheggio di una specie di bed and breakfast, piccolo hotel, e ci fanno parcheggiare qua. Siamo abbastanza vicini al centro. Insomma, questa era un po' un'introduzione alla nostra foresta amazzonica ecuadoriana. E abbiamo in mano un assaggio, diciamo così, quindi vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Ci vediamo nel prossimo video. Siamo qui tutti insieme e dobbiamo testare questo frutto. Very important, the knife and the fruit. Now I have never made this. I'm gonna try not to kill everybody. Open it. Not so difficult. No smell. I don't smell. A completely new experience. Let's see what is inside. It's tough! Ooh. Ah, signora, signora! Ah. Oh, look at this, look wow. At this! Yes, bon appetit! Try! It's good? You need salt, pepper, chili? Not convinced at all. Not so good. This, no, non, co- non si mangia tutto! Nada, no, nada speciale. No, Simone, che cara! Oh. Cioè, non sa di... Non sa di niente. Non sa di nada. Nada.